la scelta del progetto, inizialmente il soggetto che era stato scritto per essere presentato a Filmap era differente da quello che poi è stato eseguito. E questo perché, insomma, la mia idea era diversa, ma successivamente non ho potuto portarlo avanti, per cui mi sono dovuta inventare qualche cosa e in realtà era un po' che frequentavo questo posto. E questo studio di tatuaggi da quando sono tornata da Milano e sono tornata a vivere a casa dei miei, perché appunto io e Giuseppe siamo fidanzati, perciò mi capitava Di di incontrare passarci molto, molto tempo. gente strana. E in realtà io ho scoperto un sacco di cose che assolutamente ignoravo, sia del posto in cui vivo che della società in cui poi era calato, insomma, questo piccolo studio. Che sono, cioè veramente, delle volte sono state, a parte interessanti, delle volte anche un po' così inaspettate, sconvolgenti, però in senso positivo, mai in senso negativo. E poi, infine, è stato un lavoro anche un po' complesso, perché restituire quello che volevo restituire di quell'ambiente non era così facile, perché comunque era un ambiente piccolo. Perché comunque stare lì con la camera e un'altra persona che appunto col boom prende il suono così rompeva tutta l'intimità. Perciò è stato un po' faticato. Non tutto quello che ho visto, non tutte le persone che ho incontrato sono riuscita poi a Ad aprirsi. effettivamente sì, ad aprirsi e non, magari forse non è venuto fuori al 100% quello che credevo, però infine sono contenta di come del C'è lì prodotto anche che c'è finale. chi si è aperto troppo poi, che non hanno nemmeno potuto poi mettere oggettivamente nella Sì, insomma, cioè, ci sono state situazione. diverse situazioni, però è stato bello, è stata un'esperienza bella, quindi sono contenta. All'inizio, come ho detto prima, cioè, l'intimità dello studio un po' presa così, con la telecamera, il microfonista, gente, perché poi si faceva anche la gente fuori un negozio che si incuriosiva, che vedeva la telecamera, gente con le aste. E, sì, all'inizio è stato un po' complicato per me, anche perché poi dovevo portare diciamo, i miei clienti Ad ad aprirsi, sì. aprirsi verso un discorso interessante, no? La solita chiacchiera da bar, insomma. E all'inizio è stato un po' complicato, però poi il primo mese è stato difficile, poi dopo mi sono sciolto Ma si è divertito, e mi dai, sono gli è divertito anche io, sì. piaciuto. Anzi, poi diciamo nel crescendo del film si vede che diciamo, le ultime due, diciamo, due scene dove ci sono questi personaggi con me, il dialogo è molto più particolare. Poi lo vedrete e ci vedete. No? Noi abbiamo sviluppato, insomma, il cortometraggio all'interno di un progetto, quindi noi abbiamo avuto l'opportunità all'interno di questo progetto di avere a che fare con dei documentaristi, dei registi affermati, con cui ci siamo confrontati durante tutto lo sviluppo. E loro, insomma, Filmap, il progetto a cui abbiamo aderito, ci ha messo a disposizione anche delle telecamere. E i boom, insomma, tutta l'attrezzatura. Perciò noi abbiamo girato con l'attrezzatura che ci è stata concessa e appunto la cosa più bella, più importante è stata appunto quella di avere l'opportunità di mostrare il proprio lavoro non solo ai miei compagni e ai ragazzi che hanno seguito il corso con me, ma poi anche a registi più importanti, a direttori della fotografia e così via. E poi è stato molto bello anche il fatto che abbiamo lavorato in coppie, perciò ad esempio io e Ennio abbiamo lavorato insieme come insomma, regia e fonico, sia per il mio corto che per il suo. E quindi anche si è creata una relazione fra di noi che è stata molto produttiva, fruttifera, bella. E che altro? Vabbè, il festival era una cosa assolutamente inaspettata ed è stata una bella esperienza, cioè una cosa. Assolutamente sì, che non mi aspettavo, è stato molto emozionante comunque. Ed è stato anche il mio primo festival, non ero mai stata da nessuna parte, non l'avevo mai visto, quindi è stato curioso, è stata la prima volta in tutto e per tutto. Quindi questo. La scelta di ambientarlo nello studio è nata dal fatto che appunto frequentandolo, io personalmente, proprio come mia esperienza di vita personale,
ho rincontrato, mi sono affacciata a una realtà locale che avevo del tutto accantonato. Io sono andata via da, sì, da Pompei, da Torre Annunziata, insomma, lì vicino. Ho 18 anni e sono andata a studiare fuori. Poi sono tornata adesso, da qualche mese. E quando appunto ho avuto l'opportunità di stare lì e incontrare persone e capire che in realtà quel mondo, non quello del tatuaggio strettamente, ma proprio come dire, la società in cui... Esatto, il tatuaggio è un pretesto. Un pretesto per raccontare. Però proprio la realtà in cui è calato quello studio, che è uno studio piccolo, che è in un quartiere particolare e così via. Insomma, proprio questo mi... Cioè, la gente che ho incontrato è un mondo pieno di regole, quello lì, quella società lì. È molto definito, molto... dove ci sono... c'è una sorta di microcosmo a sé stante che non comunica con, insomma, la società più ampiamente parlando. Cioè, è un qualcosa che sta lì, sta a sé. E questo mi ha molto affascinato e quindi volevo raccontarlo senza giudicarlo, cioè soltanto restituendo quello che ho ascoltato, il tipo di vita che queste persone fanno e come delle volte le cose che sono delle brutture o magari sono considerate, non lo so, borghesemente se vuoi, come delle, sì, delle cose insomma brutte o cattive, insomma vengano vissute con una naturalezza e un'accettazione che secondo me è ammirevole in certi casi, non so. Quindi questo era. Se dovessi descriverlo con tre parole direi che infernale. Fresco e semplice. Sì.